Ehi là, buongiorno, buongiorno. È Stella in alto mare che vi parla. Come vedete sto a San Pietro, che è uno dei punti dove starò prossimamente. E qui stiamo davanti all'ufficio accreditamenti della sala stampa del Vaticano, dove ho appena preso l'accredito perché. Eccolo qua, eccolo qua, vediamo un po', ve lo faccio vedere, eccolo qua, perché per Web Radio Scout seguirò, come sapete, le cose che si susseguiranno, gli incontri che si susseguiranno oggi e domani del Papa coi giovani, poi stasera andrò a San Crisogono e a Santa Maria in Trastevere dove ci stanno le veglie dei clan. Qui c'è un cantante lirico che si sta producendo sotto i portici di San Pietro e quindi niente, io direi che vi saluto eccomi qua, vi saluto e sicuramente ci incroceremo o via audio o via video in questi giorni. Oggi pomeriggio dal Circo Massimo, dalle 4:30 dobbiamo star lì. Poi stasera da San Crisogono, dove dovremmo riuscire a registrare delle cose che poi appena possibile vi manderò in onda, e domani per la Santa Messa del Papa, dove dovrei stare, da quello che ho capito, sul braccio sinistro, sopra il braccio sinistro Carlo Magno, in terrazza addirittura, quindi pensate un po'. Praticamente, come vedete, là in cima, a questo punto me ne torno a casa, che poi mi devo preparare e andare. Vi saluto, a presto, ciao, buona caccia, buon volo, buon sentiero, buona strada, buona rotta, buon vento e crunch crunch per i castorini, penso di non essermi dimenticato nulla. Statemi bene, a presto, ciao. Ciao a tutti, siamo qui dal Circo Massimo. Come vedete si sta riempendo. E intorno alle 18 dovrebbe arrivare il Santo Padre per l'incontro con i giovani. Web Radio Scout è qui e faremo di tutto per informarvi. A presto, ci sentiamo più tardi. Ciao. Ciao a tutti da Stella in Alto Mare, come vedete siamo arrivati. Allora, adesso fra poco vi do un'inquadratura. Ecco qua. Siamo arrivati, siamo in attesa del Papa, questo è il Circo Massimo, come vedete c'è una marea di gente. E fra poco ascolteremo le parole del Papa. Questa è un'inquadratura di quello che è il Circo Massimo. Poi ci sentiamo più tardi. A presto. Grazie.
Buongiorno a tutti, sono dalla terrazza del Braccio Carlo Magno e il sole si fa già sentire più che abbondantemente e niente, adesso siamo in attesa che inizi la Santa Messa del Santo Padre. Nel frattempo mi faccio qualche inquadratura della piazza e buona domenica a tutti. Allora, giriamo. Qui potete vedere la folla in attesa, qui ci stanno delle inquadrature decisamente inedite del Vaticano dall'alto, siamo proprio sulla terrazza del Braccio Carlo Magno. E là in fondo, come vedete, si intravede via della Conciliazione. Adesso proveremo fare qualche altra inquadratura più. Ecco i nostri prodi, li camminiamo insieme. Qua sotto c'è la piazza e qui fra una statua e l'altra vedete che la gente sta arrivando. Eccoci qua. Qui fortunatamente. Ciao. Ciao. Paolo, eccoci di nuovo. Sì, sì, ciao. Col mitico cappellone parasole. Ah, per forza, se no ci cuociamo le uova sulla testa oggi. Vedete, la gente continua ad arrivare in blocchi massicci. E qui c'è l'afflusso. Tanti ombrelli perché quassù si sta discretamente, ma pure un discreto refolo d'aria, ma sotto deve fare un caldo terribile. Vi saluto per ora, buona giornata, buona mattina e siamo tutti in attesa dell'incontro con Francesco. Ciao. Eccoci qua, siamo tornati in diretta da San Pietro e come vedete sta iniziando la cerimonia presieduta dal Santo Padre. Vi invito a seguire la Santa Messa su Rai 1 oppure su TV 2000. È la parte, diciamo così, finale dell'incontro di Papa Francesco con i giovani italiani. Buon ascolto allora su Rai 1 o su TV 2000. A presto e buona strada. Ciao. Eccoci, come vedete il Santo Padre è arrivato per l'incontro finale coi giovani. Siamo in piazza San Pietro.
adesso farà il tradizionale giro con la papamobile per la piazza. Che sta passando per i vari settori. Tanto la macchina si ferma, una carezza, un dono. Qui siamo sempre dalla terrazza sopra il braccio di Carlo Magno. Dobbiamo dire che è molto bravo a raccogliere le magliette al volo il Santo Padre. Adesso farà il giro in una zona dalla quale non possiamo prenderlo. Attendiamo che rientri in campo. Male che si è alzato un po' di vento, perché diversamente sarebbe stato pesante. Eccolo là che sta facendo il giro nel settore più vicino al metà piazza.
praticamente arrivato zona obelisco. Della redazione di Camminiamo Insieme, che salutiamo. Salutiamo pure i discendenti del mio trisnonno. Ciao Caspar, guardaci dal cielo. Bandierone italiano grandissimo là in fondo vicino all'obelisco. Il colpo d'occhio decisamente stupendo. Dovessimo individuare le parole chiave di questo incontro, secondo voi quali sarebbero? Beh, certamente sogno, progetto, passi, strada, parola, coraggio, tutte parole chiave che noi scout sono ben note da tempo, no? A noi farle diventare da parola a realtà, a incarnarle nel quotidiano. Ricordiamoci l'invito del Santo Padre a camminare sempre insieme in un noi con Dio, e l'altro invito a non farsi mai rubare i propri sogni. E l'invito agli adulti affinché aiutino i giovani a realizzare i loro sogni. E l'invito rivolto a tutti a far sì che la parola diventi strada vissuta. Corso sul coro, bravissimi. Ah,
Ah, ecco, finalmente vedo gli idranti in azione. Sia benedetto chi gli è venuta l'idea. Vicino a una delle fontane in azione un idrante. L'ideale sarebbe che fosse in azione ben più di un idrante. Il caldo è veramente pesante. C'è il percussionista del gruppo che si sta scatenando, giustamente. Bravo. Questo è il grande? Però è un settore umido, no? Ah, sì, stanno arrivando diversi. Di qua pure sono arrivati? Una cosa santa quella di grande. Tutta anche benedetta, basta un po', grazie. Vabbè. Io sarei intervenuto un po' prima con gli idranti. Sarei intervenuto un po' prima con gli idranti. C'erano anche prima. Ma un po'. Anche mentre si aspettava. Meno male. Meno male, perché se no è da paura. Fate tutti questi figli a cortina molto giusto. Penso di sì, Alleluia, alleluia, alleluia. Attendiamo con ansia che arrivi il Santo Padre per chiudere la mattinata. Appena appena, appena appena, salva il cappellone, questa, se no sarebbe un disastro. Ah, Jesus Christ. Ricordi di Papa Giovanni II, Giovanni Paolo II. In my life, alleluia, alleluia, Jesus Christ, you are my life, are my life, alleluia. Questa era la canzone di Giovanni Paolo II, a Tor Vergata.
Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. Ogni tanto arriva un refo. Santo Refo, è un nuovo santo? È un santo delle sette nane. Sì, Refolo. Refolo. Allora, in questo momento per me è un santo. Mi sta reidratando. Mi sta riaprendo i pori. Christ, you are my life. You are my life, alleluia. Ma l'hanno bloccato là in fondo, il Santo Padre? Spero in bene, che magari arriva forse. Ah, probabilmente arriva e li va a salutare i disabili di davanti. Penso, spero. Jesus Christ, you are my life. Ma you are my life. Alleluia. Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ. You are my life, you are my life, alleluia. Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life, you are my life, alleluia. Jesus Christ, you are my life, you alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life, you are my life, alleluia. We are waiting for the day. Arriverà. Non so dove è rimasto bloccato, sono proprio curioso. Chissà. Eccolo. Eccolo che arriva. Sta arrivando. Che fa un altro giro adesso? Ripassa di là. Thank you.
più o meno nella zona in cui sta per scendere ed andare al centro dell'altare per poi salutare tutti i giovani che sono venuti per passare un po' di tempo con lui. Sale la scalinata che lo porterà all'altare. Dovrebbe essere l'archiatra pontificio. Che pensa che Cardinal Bassetti sta rivolgendo un indirizzo di saluto al Papa, riassumendo un po' il senso di queste giornate. Soprattutto del cammino che ha portato da tante parti d'Italia qui a Roma, cammino di riflessione, di preghiera, di analisi anche di quello che è il proprio essere giovani nella Chiesa, di essere la Chiesa, perché noi siamo Chiesa. Chiesa in uscita, la parola si è fatta strada e questa è una realtà che è stata molto tangibile in questa settimana e anche in questi due giorni a Roma. Thank you.
se ci interessa. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao, a dopo. Ma scendete proprio, scendete? Scendete dalle scale. Ok. Ok. Alla prossima. Finito l'indirizzo di saluto al Cardinal Bassetti a Papa Francesco. Qui sarebbe sperabile che si alzasse un po' di vento perché il sole è sempre più forte. Ed ecco l'indirizzo di saluto del Santo Padre.
Vedo adesso due suore che traducono nella lingua dei segni. Angelus. Sempre e in secolo secolorum. Amen. Amen. A fare sempre il bene. E
questo sia il saluto alle varie comunità. È buono non fare il male, non fare il male e fare il bene. È l'invito perenne della Chiesa a camminare sulle strade del bene, avendo come compagno di viaggio il buon Dio. È importante l'invito a considerare i propri compagni di strada nelle varie diocesi, certamente i vescovi, che sono i nostri primi compagni di strada nella Chiesa. E preghiamo sempre per il Santo Padre, che Dio ce lo conservi a lungo. Buona domenica a te Papa Francesco, buona domenica a te e grazie. Non ci dimenticheremo mai di pregare per te. Ciao Papa. Da parte mia vi saluto, sono in alto mare vi saluta, a presto. Sempre sull'ordine dello scoutismo, con webradioscout.org. Ascoltateci.